Compro una sorta di sandwich, l'avevo mangiato a metà, e lui letteralmente me lo strappa dalle mani e comincia a mangiare. Prende e se ne va. Hola, benvenuti a Ho Chi Minh. Il Vietnam è bello lungo. Ho Chi Minh si trova qui. Per chi non lo sapesse, questo è il format del mio diario, dove senza nulla di preparato, in maniera spontanea, comunico quello che sta succedendo, quello che non sta succedendo, varie emozioni, per poi arrivare a delle conclusioni. Proprio come un diario dove all'inizio si scrive, non sai bene cosa scrivere, però poi in qualche modo arrivi da qualche parte. E qui facciamo esattamente questo. Rispondiamo alla domanda di Rito: come sta andando? Allora, sinceramente, questa settimana appena trascorsa è stata veramente, veramente, veramente pesante. In qualche modo, già a partire da Bangkok, è stato tutto molto complicato. Però da Bangkok, poi, arrivare in Cambogia e vivere la Cambogia è stato veramente pesante, perché a differenza di tutti gli altri paesi che ho visitato prima, quindi Singapore, Malesia, Thailandia, Singapore la escluderei qua, cioè è quasi un caso a parte su tutto. Cambogia, l'atmosfera è completamente diversa, probabilmente per quello che hanno vissuto storicamente. Fatto sta che al di là della povertà dilagante e delle situazioni più svariate che si possono trovare in giro, proprio il clima che è pesante, cioè come se le persone non fossero felici, cioè non c'è un'area di spensieratezza da questo punto di vista. A un certo punto, a lungo andare, questa roba l'ho sentita sempre di più, dopodiché è stato veramente un clino costante. E ogni giorno per far uscire un contenuto era sempre più difficile. Una parola che può racchiudere tutto è pesante. È stato veramente pesante. Vi racconto un episodio che non ho raccontato in tutti gli altri video. Ci fu una sera dove a Phnom Penh, la capitale della Cambogia, scesi. Era più o meno l'una di notte, volevo prendermi qualcosa da mangiare. Vado nel primo supermercato aperto che trovo, compro una sorta di sandwich, esco dal supermercato e vedo quello che c'era prima che entrassi, ovvero gente che dormiva per strada, situazioni di tutti i tipi, e in più bambini dai 6 ai 10 anni e scorazzavano avanti e indietro senza nessuno e apparentemente senza nemmeno una meta. E c'era un bambino in particolare che si avvicina sempre di più a me, e solitamente in qualche modo vogliono dei soldi. E per una mia questione personale, quando vedo situazioni di povertà o comunque persone in mezzo alla strada, non do mai soldi, perché almeno dal mio punto di vista non mi sembra il modo giusto di aiutare le persone, cioè si possono aiutare in mille altri modi, e quindi pensavo che volesse dei soldi da me. Invece, con quasi una certa grinta e un po' di timidezza, ha cominciato a indicare quello che mi ero appena comprato. Un po' confuso perché non capivo cosa stesse succedendo, vado in automatico per darglielo, cioè l'avevo mangiato a metà, però veramente io in quel momento non avevo capito che stesse succedendo, e lui letteralmente me lo strappa dalle mani e comincia a mangiare, prende e se ne va. Dopo che era successa sta cosa, sono rimasto almeno una mezz'ora a non capire cosa fosse successo, perché è come se la mia mente non riuscisse a processare il fatto che un bambino di 8 anni, tutto sporco, scalzo, in mezzo alla strada, senza apparentemente nessuno, quindi senza una meta, senza una casa, né niente, a luna di notte, pure in supermercato, mi ha strappato di mano un sandwich mezzo mangiato, l'ha preso e ha cominciato a mangiarsi. Cioè, questa roba per me andava proprio in tilt nel cervello, e non sono riuscito proprio a processarlo nell'atto in cui è successo, perché se fossi riuscito a processare la cosa, cioè avrei detto fermo, cioè che cazzo stai facendo, andiamo al supermercato, se ne compro uno nuovo, ti do quello, ti compro altra roba, cioè ne hai bisogno. Invece l'unica cosa che avevo fatto è farlo andare via così, come se niente fosse. E sinceramente adesso ve ne parlo con molta tranquillità, perché sono passate più di 2 settimane, questa cosa l'ho processata un bel po', però veramente mi ha fatto andare in crisi, è stato veramente pesante. Come reazione successiva, passata un'oretta, quindi ormai erano già le 2 di notte, sono risceso dall'ostello, sono riandato sul mercato, ho comprato un po' di merendine tipo Lion, cose così, e ai primi bambini che stavano per strada ho cominciato a dargli. Vi potrei dire, wow che bello, ho fatto contenti dei bambini, però in realtà è stato un momento bruttissimo. È stata una reazione spontanea che sicuramente gli ha strappato un sorriso, però che comunque non ha risolto tendenzialmente niente. E la consapevolezza di questa cosa mi ha fatto male. E più che mai mi sto rendendo conto sempre di più di una cosa che ho detto già in un altro video, ovvero che le persone che ostentano il fatto di viaggiare
è che sono sempre felici, sono dei cazzo di automi, perché il mondo è variegato, ci sono mille cose belle, mille cose brutte e miliardi di sfumature. E questa felicità che si vede sempre, spensieratezza di gente che viaggia, sono tutte puttanate, perché è soltanto un minuscolo aspetto di tutto il resto. Oppure vi dirò di più. Se voi viaggiate e siete sempre felici, cioè vuol dire che in qualche modo col mondo non ci state proprio tenendo in contatto. Detta così può sembrare un invito alla tristezza, ma in realtà è proprio un invito a vivere le emozioni che il mondo ci dà. Ma questa cosa già l'ho detta in altri video, però secondo me va sottolineata. Voglio concludere questo video con un ultimo concetto che prende tutto quello che ho detto, ed è il fatto che nel momento in cui noi abbiamo le possibilità per poter viaggiare e abbiamo le possibilità per guardare oltre, per me è inverosimile che poi a un certo punto non si comincia a dare indietro tutto quello che si è preso. Probabilmente l'avrete sentito in qualche altro video, però ci tengo a sottolineare questi concetti. Sono tutte consapevolezze che stanno diventando sempre più forti, le sto facendo sempre più mie e mi stanno arricchendo tantissimo. Detto ciò, non so come, non so quando accadrà, so soltanto che adesso voglio prendere il più possibile da tutto il mondo che mi circonda, nei prossimi anni, nei prossimi mesi, quello che è, capire il più possibile le situazioni per poi arrivare un giorno a dare indietro tutto, in positivo, cercando di dare molto più di quello che ho preso. Però prima sento l'esigenza di arricchirmi ancora di più, di entrare ancora di più nelle situazioni, di qualsiasi esse siano, in giro per il mondo. Ci vorranno anni, però la sensazione è questa. Ricordo sempre che i miei inviti finali in questi video non sono degli insegnamenti, ma sono delle cose che in qualche modo ricordo a me stesso che voglio condividere con voi. Ognuno è libero di prendere pezzettini sparsi e decidere quali gli piacciono, quali non gli piacciono, quali fare suoi o quali non fare suoi, o magari non prendere niente. Quindi non sono insegnamenti, sono inviti che faccio a me stesso, che indirettamente faccio a voi. Il mio invito è quello di vivere le emozioni, di entrarci dentro nelle situazioni e di capirle, senza fare le merde che sono sempre felici. Oh, che bello, è tutto felice. No, ci sono tante sfumature. Cerchiamo di viverle tutte. Dal Vietnam, per il momento, è tutto.